City Report. Cari amici, con Paolo Rusconi alla camera, nuova puntata di City Report. Siamo con Hermes. Eccoci. Dove vi abbiamo portato questa settimana? Questa settimana vi abbiamo portato a Cormano. Adesso stiamo vedendo la rotonda che porta sull'autostrada. Alle spalle abbiamo Novate, alla vostra destra abbiamo il centro commerciale Cormano. Come avete potuto vedere, questo pezzo di strada è totalmente invasato di schifezze, confezioni di addirittura pannolini, guardate, ci sono anche pannolini da bambino qui, urina, bottiglie vuote, lattine vuote, il solito tavernello, e tutta questa situazione qua va avanti per tutta la lunghezza che potete vedere della strada che porta appunto dalla rotonda per andare in autostrada. Guardate da qui, tutta una fila lunghissima di immondizia gettata sulla sinistra, sulla destra, scarichi di rifiuti alla faccia delle città green, della raccolta differenziata, eccetera. Però non è questo il posto che vi portiamo a vedere, questo è solo l'ingresso lungo la strada. Seguiteci e andiamo. Stiamo percorrendo questa famosa stradina, guardate, c'è ancora chi nel 2023, si spera 2023, ruba gli autoradi. Abbiamo trovato qua all'angolo, proprio sul bordo della strada, qualche mascherina, e adesso proseguiamo. Ma proseguiamo, qui è stata abbandonata una targa, siamo sempre qui sulla stradina che scende per andare verso l'autostrada. Se qualcuno è proprietario di questa targa, se la facciamo sapere qualcosa, che è qui, gliela lasciamo qui. E qui tutta immondizia, come vedete, da una parte all'altra. E proseguiamo, troviamo anche un pezzo della Ofo, ricordo delle nostre biciclette ecologiche di Milano, tappeto di vetri, come potete vedere. Sì, oggi abbiamo un passaggio che non è dei migliori, tutt'altro. E saliamo su, un'altra targa. È già la seconda che troviamo nell'arco di 50 metri. Questa non si legge bene, FE 86, cos'è 87? Qua c'è un'altra, sì. Ma un'altra targa c'è? Sì. Bene, abbiamo già il nome per la puntata del video. Le targhe. E Jay, la grande domanda è cosa ci fanno tutte queste targhe piegate ad hoc qui? Non sono state denunciate? Qualcuno che le ha rubate, vengono riutilizzate per fare magari degli illeciti, vengono sostituite alle targhe normali? Però devono stare giù. Non si sa. Devono stare giù. L'orafo, ori e argenti. La custodia di qualche prezioso. Beh, qui troviamo anche custodie di preziosi, buttate qui. La rimettiamo, c'è scritto l'orafo di Milano, via... Boh, non si legge, ori argenti. Beh, devo dire che è un bel viaggiare oggi qui, L'altra targa, altre due, qua. Altre due. È incredibile, stiamo trovando tante di quelle targhe che mai capitato nell'arco di 50 metri. Quindi questa la segnaliamo anche alla polizia, FK647LH, di venirsi a fare un giro, perché ci sono tutte ste targhe abbandonate qui. E quella mi sa che quella è davanti e questa dietro, questa è completa, è davanti e dietro. Sì, è LK, sì. Sì, queste addirittura sono davanti e dietro. Sì, è la stessa, sì.
e sono piegate tutte nella stessa maniera, sembra fatta apposta per non essere beccate, ma le tengono qui per qualche strana ragione. Guarda! Una chiave di una Volkswagen, messa qui proprio apposta, ragazzi, dopo le targhe, sembra fatta apposta, targa, chiave, quindi anche questa qui, la... e qui c'è una multa di qualcuno, vabbè. Un'altra confezione di preziosi. Gioielleria? Gioielleria? Mauri Bresso. Ok. Belle scoperte qui, in una stradina che dovrebbe servire solo a tornare... Un osso di che roba? Un osso di qualche animale, si spera. No, no, non è umano. Un'altra targa. Questa tutta cartocciata, anche questa. Mi sembra veramente strana sta cosa delle targhe, eh? È una delle cose più strane che sia mai capitata. Ah, ne abbiamo già ritrovato in altre occasioni. Un portafoglio con dentro una carta di credito. Girala, lasciala lì un attimo che la zoom, Paolo, no, dall'altra parte che ci sono i numeri identificativi. Se a qualcuno è stata rubata, venite sempre qui e la trovate. Ecco il nostro Paolo. Siamo dalla parte dell'autostrada. Come potete vedere, guardate anche la recinzione, che schifo c'è. Una roba incredibile. Centinaia di metri di indumenti, vestiti, buttati lì così. Molto probabilmente ci è arrivata notizia che potrebbe esserci dentro un rave party. Quindi siamo a martedì e c'è il rave party. Direi che tutto quello che stiamo vedendo oggi è inquietante, anche perché il cumulo di immondizia non è solo attaccato sulla rete, ha fatto proprio uno strato alle spalle della recinzione. Cose che vengono chiaramente buttate dalle finestre aperte. Beveraggi, molto sono beveraggi. E diciamo che questo fortino qui, in questo momento... merita di essere controllato, sorvegliato e ripulito. Stiamo proseguendo a percorrere questo lato a fianco proprio alla tangenziale, troviamo anche dei cartelli buttati lì, continuiamo con lo sporco, ruote distrutte. Questo non si capisce se è un materasso, che cos'è. Ed ecco, salutiamo Paolo, abbiamo trovato un altro ingresso. Una situazione molto particolare. Graffiti,
da qui cominciamo a vedere un po' l'interno. Ed ecco la panoramica di tutta la struttura. E voilà, ci stiamo infilando in questa foresta stile Borneo che porta alla struttura ex castello di Zac, luogo noto perché molti cantanti sono venuti qui a registrare dei video e anche per i graffiti che c'erano. All'interno c'era anche un signore che viveva qui ma che è stato mandato via, e quindi vediamo che cosa c'è al giorno d'oggi, 2023, all'interno dell'ex castello di Zac. Senti la musica? Come potete vedere l'accoglienza è esplosiva, stanno tirando giù di tutto, quindi non entriamo, il campo è occupato e quindi via così. Finiamo così, guarda che c'è il fumo in alto, direi che ce ne andiamo. La situazione è abbastanza drammatica qui, quindi evitiamo gli scontri, vi comunichiamo comunque che ci sono delle persone che ci vivono, carcasse di auto e un sacco di immondizie. Possiamo uscire. Cari amici, faticosa puntata anche oggi, la situazione era tremenda, c'era qualche persona che ci guardava dalla finestra, è uscita fuori un po' di gente, noi non siamo in giro a sostituirci alle forze dell'ordine, quindi abbiamo lasciato andare il colpo. Comunque vi abbiamo fatto vedere un attimino tutte le nuove entrate del castello di Zac, c'è un po' di persone dentro. Da Cormano direi che abbiamo chiuso tutto, Omar non c'è oggi, salutiamo il nostro amico Omar. E Hermes, che ci dici? È stata una bella avventura anche oggi, dai, breve ma intensa. Molto intensa, ragazzi, ci abbiamo il guantino. Un grande saluto anche a Paolo Rusconi che è dietro la camera, il nostro coraggioso cameraman. E andiamo alla prossima City Report. Vai. City Report.